Enrichetta! Oh, Enrichetta! È arrivato! Signorina, voi mi fate cacciare, se lo sapesse vostro padre! Siamo qua i soliti, è arrivato! Arriverà a momenti! Oh. Mio padre, mia madre, dove sono? Sono andata dall'avvocato, non si preoccupi! Bene, no, non va per niente, bene, sono ginnasta, aiutami quanti capelli! I capelli sono pronti! No. Vieni, guardami quando ti parla, guarda che sono tutte orribili! Un po', il vostro innamorato. Non state pensando a quello. Ah, hanno suonato, vieni a vedere, sono arrivato. Buongiorno, madama Carlotta. Vi porto le maggi del mio signore, il conte Valerio. Gli omaggi sono ben accolti, mio buon Rismondo. Giuseppe. Mariotto, signorina. Mariotto. Vedo che... Guardate bene il mio nome. L'avete detto voi un momento fa. Ah, l'ho detto? Sì. Ma davvero? Allora, la vostra padrona deve essere sorda se non l'ha sentito. Oh, non sarete venuto qui per corteggiare la mia serva? Certo che no. Sono qui per portarvi gli omaggi del mio signore e il conte Valerio. Gli omaggi sono ben accolti. E dunque, tutto qui? Giotto! Mio signore è qui fuori e chiede umilmente di essere ricevuto. Lo ricevo umilmente. E prego dunque, andate. Ma come dove? Fate entrare Valerio, insomma! Ah, già, sì, certo, scusate, ma tutto. Mi sembra un po' stordito quel Mariotto lì. Sì, ma a me piace tanto anche così. Non ne dubitavo, Enrichetta. Mia Carlotta! Il mio cuore si incrosta come un fiume in piena quando vi vedo. Sì, come un buio in piena. E i miei occhi si illuminano della luce del vostro sguardo. Sì, e i miei occhi si inzuppano della luce. Si illuminano. Certo, perché appunto volevo dire si illuminano. Lascia stare. Sì, Valerio, anch'io non so se voglio stessi sentimenti. Ma come sapete, mio padre mi ha promesso in sposa mio cugino Giacomo. E tra meno di un mese mi sposerò. E andrò a vivere via, lontano. A Carmagnole? Sì, lo so. Ma un amore grande come il nostro non può perdersi così. No, non può perdersi così. Ho una proposta da farvi. Ho una casa in campagna, non lontano da qui. Se mi seguirete, potremo vivere momenti d'amore indimenticabili. Ma Valerio, voi mi tentate? E poi? Quindi sarà. Come fai? Mi tengono segregata qui, lo sapete. Ho un piano in mente. Ascoltatemi. Basta, basta. Parole, parole. E mica capisco più niente. Qua vite. Su, bevetene un po' che vi passa. Forse sta qua idea. Comunque, sì, tu hai piena decisione. O è fuma causa o c'è alcuna pitesse d'accordo con uno, eh? Se ti devo dire la verità, che ne zio, a me questo avvocato non mi ispira proprio che per niente, eh. Ma è smanato, un tontolo. E quelli che ti fanno prendere il giorno di immagine. Sì, sì, se comincia per la lunga. Signori, signori, vi prego, aiutatemi, presto, presto. Che sia in forma. Sarà un po' di debolezza. Posso visitarti? Ma certo, eccola qui. Come siamo pallide. Datevi il polso. Occhi
grandi che abbiamo, che brutti! Tirate fuori la lingua, fate Brutta! Osvaldo! Prendi nota! Osvaldo? Chi è? Tu, Osvaldo, sei tu, no? Asino di un assistente! Scusatelo, è così distratto da non ricordare neanche il suo nome. Dottore, sono pronto, prendo nota, dite pure. La signorina è affetta da complicazione avuta alle papille che le hanno prodotto una riduzione delle facoltà digestive con conseguente modificazione dei succhi gastrici presenti fra le pareti intestinali. Punto e a capo. A capo, dottore. Sospetta, e qui dico sospetta, limitazioni delle funzioni renali con possibili sviluppi nefrologici. Ma allora è grave! Ma tirati su! Allora è grave? Può diventarlo se non si ricorre subito ai ripari. Cantina tutto turco d'uma, fe! Prima di tutto bisogna fare un'analisi delle urine. Un'analisi delle urine? Sì! Portateli dalla signorina, che faccia un po' di pipì in un bicchiere. Ma non mi scappa. Fatela lo stesso. Hai sentito? E falla lo stesso? Per il tuo bene, fai. Oh! No, stacci. Io sono molto preoccupata. Tra un mese c'è sto matrimonio. Ecco, tutto quello che c'è da preparare lo so fare a propria. Ma state tranquilla, questo medico mi sembra proprio un buon dottore. Vedrete che si rimetterà subito. Dottore? Oh, bene, bene. Vediamo. Scrivi, Mariotto. Osvaldo, dottore. Osvaldo, scusatelo. A volte è così distratto da non ricordarsi neanche il nome. Dico tanto assistente. Colore paglierino. Densità media. Odor con un profumo quasi divino. Sì, con un retrogusto decisamente alcolico. Ma state zitta voi, cosa ne sapete? Sono i progressi della scienza e della tecnica. Devo dirvi la verità, ma senza drammi. La signorina è affetta da una rara forma di urinite alcolica. E cioè? C'è alcol nella pipì. Oh! Quindi nel sangue, e questo è molto grave. Ma ci dica, dottore, come ma fe? La signorina ha bisogno di assoluto riposo. Deve respirare aria buona e incontaminata. Passare almeno 10 giorni in campagna seguendo una dieta stretta che io adesso le prescriverò. Ma dove, dottore? Ho una casa in campagna che ho adibito apposta per cani come vostra figlia. Una sorta di sanatorio mezzalberde dove i pazienti possono respirare aria pura. La signorina potrà essere mia ospite ed io potrò occuparmi personalmente di lei. Tra 10 giorni ve la riporterò sana come un pesce e pronta per il matrimonio. Ma grazie, dottore, non sappiamo proprio come ringraziarla. Il mio piacere. Dov'è? Senti, Carlotta, vai a prepararti in mezzo, aspetta che non c'è tempo da fare. Scusate, signori. Sarebbe bene che venisse anche lei, sapete. Oh, ma certo, Enrichetta, preparati anche tu. E mi raccomando, veglia su di lei. Stai esausino, mi raccomando, Su, andiamo a preparare le valigie in fretta. Su, presto, andiamo a preparare l'alcol. Prima, al bacio con pazzini. Fagione al forno, tanto.